Non puoi insegnare al granchio a camminare dritto. Chissà quante volte avranno più o meno consapevolmente pensato questa massima di Aristofane, gli insegnanti di Carmelo Bene, genio incompreso spesso nel teatro e che le cui intemperanze evidentemente anche alla Silvio D'Amico lasciarono il segno. Ma se persino un eversore, un provocatore dell'arte teatrale come lui è passato di qui, allora significa che la Silvio D'Amico è stata sempre un punto di riferimento innegabile. Un outcast, uno che con l'Accademia non ci azzecca niente. Cattani, Cicirello. Direttore Salvetti, lei lo avrebbe ammesso Celestini se si Ah, fosse sicuramente presentato? sì. Sì? Non è che lo dice perché sta qua, no? Lo dico perché sta qua. Perché ormai sta anche fuori età pure, Sì, sai? anche perché. Facendo queste quattro storielle che abbiamo lavorato sulle fiabe che hanno portato loro e è la prima volta che le mostrano. Un'altra storia giunge oggi ai vostri occhi e alle vostre orecchie. E poi io comincio a lavorare con loro sulla pulizia, sul già lavoro. Da oggi. Già da oggi, sì. Una scuola, è proprio un'accademia dove fondamentalmente ognuno è insegnante di se stesso e poi incontra dei maestri, delle testimonianze, eccetera. Siete? Siamo pronti? Pronti? Dai che non abbiamo tanto tempo. Dai, dai, dai. Preparino i lupi. C'era una volta, in un bosco come tanti altri, una bambina. Bambina! Era un inverno freddo. Il più freddo. Oscuro. E pungente. E andiamo avanti con gli aggettivi. Finisce più. E pungente. Interminabile. Aspro. Aspro. Ventoso. Maledetto. L'improvvisazione si insegna oppure no? Si improvvisa? È chiaro. Quindi mi hai risposto in 3 secondi netti. Però per improvvisare devi avere, diciamo, un repertorio, non per forza un repertorio delle storie, ma devi sapere come costruirle, quelle cose. Ma no, e non soltanto le storie, ovviamente, perché poi l'improvvisazione non è solamente sulla storia, anzi... Questo anche sul movimento, ovviamente. Su tutto quindi, quello che vuoi, insomma. Certo. Ma in qualche modo possiamo dire che anche un attore che si muove su una coreografia all'interno di una scenografia anche molto complessa, con delle battute imparate a memoria e studiate a tavolino, in qualche maniera c'ha un margine all'improvvisazione. L'Accademia ancora oggi è una delle poche scuole che riesce a formare degnamente con delle basi solide e dei mezzi chi vuol far l'attore. Oggi si pensa che fare l'attore sia un hobby, non è così. Per ogni mestiere ci vuole una struttura forte alla base per poi costruire tutto quello che verrà dopo nel mondo lavorativo. Lascagno, tu a Ettore, a tuo figlio, ho detto il suo nome, vabbè, tuo figlio consiglieresti di andare a Silvio D'Amico? Dentista, io vorrei facesse il dentista. Mi veniva in mente l'esercizio che facevamo l'altro giorno con Valerio, dove lui ci chiedeva di semplicemente di sentirci i più belli del mondo.
E questo era fantastico, perché in quel momento là qualunque scelta poteva essere sbagliata oppure no. Allora che cosa succede se io in quel momento mi sento sbagliato e quindi faccio una scelta, vado in scena e faccio una scelta, però quella là è la mia scelta perché viene da me. Lui appunto tocca gli animi degli artisti, però non fa mai uno psicodramma o qualcosa del genere. L'attività di insegnamento non è un'attività nuova per me. Io sono sempre stato molto attratto dall'attività dell'insegnamento, ma non perché mi piacesse... Sì, devo essere sincero, un po' perché mi piace essere guardato. Mi metto fuori dal gruppo, mi piace conquistarmi, no? Minuto per minuto un credito. Sì, questo mi piace, e lo trovo sexy come sì, tipo di attività. Non mi ricordo, dico sempre le stesse cose. No. No, perché non sono mica contro l'Accademia. Ho mostrato di essere contro l'Accademia Silvio D'Amico, no. Baffi sfatti in fede sfruttano. Uno, due, tre, i semi di senape secca, semi sempre semi di senape secca raccolte, che semi di senape secca. Fatto primo, scena prima, siete pronti? Due, tre, avrete immagino quella sentito della metamorfosi di Amleto. E così dico metamorfosi perché di fuori e dentro non è più Amleto ciò che era. Il bel serne, come stai? E tu, Rosencrantz, come ve la passate, ragazzi? Io amato con te. Se non altro me l'hai fatto credere. Ed io la più infelice delle donne. E fu così che lui le aprì la porta e Valentina entrò. Ho sentito che creature colpevoli a teatro sono state colpite così in fondo dal potere che c'è negli spettacoli da confessare subito la colpa. Sconfessa il tuo passato e cambia il tuo futuro. Mi ha ucciso. Il resto è silenzio.